Molto tempo fa il vecchio mondo è andato in frantumi, distrutto da un misterioso cataclisma chiamato lacerazione. Ora ci sono solo isole, dette arche, che galleggiano nei cieli. Ogni arca ha uno spirito di famiglia, un potente essere immortale che è l'antenato comune di molti dei suoi abitanti e che ha trasmesso loro alcuni dei suoi poteri. Ofelia vive su Anima, l'arca dove gli oggetti hanno un'anima e possiede, come la maggior parte degli abitanti, doni particolari. È soprattutto una lettrice, in grado di tracciare il passato di un oggetto con un semplice tocco, ma ha anche un talento più raro, quello di viaggiare attraverso gli specchi. Molto talentuosa nel suo campo, questa ragazza, goffa, solitaria e molto riservata, lavora in un museo e conduce una vita pacifica e senza incidenti, circondata dalla sua famiglia. Fino al giorno in cui apprende con orrore che le decane della sua arca le hanno combinato un matrimonio diplomatico con un uomo di un'altra arca, il Polo. È impossibile per lei rifiutare questa unione, pena l'essere bandita e aver disonorato tutta la sua famiglia. Accompagnata dalla zia, che funge da sua chaperone, Ofelia, o comunemente accompagnatrice, Ofelia è costretta a lasciare il suo mondo e la sua famiglia per unirsi al suo fidanzato Thorn, un giovane freddo e sprezzante che sembra così poco felice di lei per questo matrimonio. In poche parole, anche lui non voleva. Alla città Cielo, la capitale galleggiante del Polo, scopre un mondo strano e molto diverso da tutto ciò che conosceva, dove diversi clan rivali si scontrano per ottenere i favori del loro spirito familiare, Sire Farouk. Quella che avete appena ascoltato, innanzitutto ciao, è la trama del bellissimo, secondo me bellissimo romanzo, fantasy, come è chiamato, che ha scritto una ragazza che ho saputo avere un anno meno di me, quindi una mia coetanea francese, che è Christelle Dubois. Non lo so, io ho studiato inglese, ragazzi, non ho studiato francese, non lo so pronunciare. Sto parlando del primo libro, primo capitolo della saga dell'Attraversa Specchi. È febbraio e si leggono libri d'amore. Io mi sono imbattuta in questa meraviglia. Il primo capitolo di questa saga è l'Attraversa Specchi, ok, però sono i fidanzati, chiamato, intitolato I fidanzati dell'inverno. L'inverno non mi si legge purtroppo perché non so come mai, ma non so cosa sia successo. Comunque, come nel precedente video, vi dico che è edito da EO. È un libro edito da EO. Costa 16 euro per 503 pagine, 506 pagine. L'ho terminato oggi, l'ho divorato, ragazzi, l'ho divorato. Ciò significa che non è che mi è piaciuto di più. Questa che è rappresentata, poi tutte queste copertine blu, boh, azzurre, fantastiche. Io mi fionderò. Perché ho voluto aspettare, perché dico, intanto se non mi dovesse piacere non acquisterò il secondo, è inutile acquistarlo, altrimenti potevo anche acquistarli entrambi, quando mai, perché potevo acquistarli, però non mi sono fidata, ecco, tantissimo, dei booktuber, delle recensioni, eccetera, uno deve toccare con mano, diciamo. Comunque vabbè, morale della favola, ragazzi, e mi fionderò sicuramente. La prossima volta che uscirò che qualcuno mi accompagnerà in una libreria, lo acquisterò sicuramente, acquisterò il secondo volume, il secondo capitolo di questa saga. E comunque, tornando a noi, allora, ragazzi, le lettere sono medio grandi, i capitoli non sono brevissimi, ci sono un po' di pagine tra un capitolo e l'altro,
Però ecco, questo più o meno, sì, ho beccato proprio la pagina, vabbè, questo comunque a caso si vede, io non so neanche se mi sto riprendendo. Ok, c'è poco da dire, quello che ho detto, quello che è questo libro è tutto quello che ho letto nella trama, praticamente, questa storia fantastica di questa animista, chiamata poi nel libro. Che poverina si ritrova a doversi sposare, intanto, passo indietro, guardate che bella, questa rappresenta appunto l'arca, no? In cui ci troviamo, io amo i libri, non so se si è notato. Infatti, questa rottura, questa cosa qua, dico adesso vado in libreria, ne prendo un altro, perché io odio quando i libri fanno, dopo il secondo giorno, tant'è che pensavo fosse il mio gatto, dico tante volte con le unghiette, perché io lo tengo sul comodino. Non lo so ragazzi, non lo so perché, però è veramente carino. Comunque vi dicevo, la storia è questa, storia di questa povera Ofelia, animista, che ha il dono, potere, qual dir si voglia, di leggere gli oggetti, ma non solo, di attraversare gli specchi, quindi di trovarsi appunto tramite uno specchio da un posto all'altro, però viaggi brevi, non, dalla sua arca. Dal polo alla sua arca, che è anima, non poteva attraversare gli specchi perché non poteva riuscire a ritornare, perché in poche parole, perché era troppo lontano il viaggio, troppo lungo, quindi distanze troppo lunghe non si poteva fare, insomma, parole molto, molto brevi. Comunque a questo dono fantastico, purtroppo, poverina, si è dovuta. Si deve sposare per forza, ahimè, con quest'orco proprio. Tant'è che lei all'inizio lo chiama orso, perché arrivando dall'inverno, ovviamente, a Apollo faceva molto, a Apollo, molto freddo. Io non ci potrei andare assolutamente. E quindi vede questo omone arrivare con un pellicciotto di orso, infatti lei tant'è che lo soprannominava, all'inizio lo soprannominò orso. Infatti io dico, ma che è un orso? Perché non capivo bene. Poverina si ritrova quindi a doversi fidanzare, doversi sposare con questo mondo, con questa persona un po' losca, quindi lei si dovrà trasferire accompagnata dalla zia, che sarà la sua accompagnatrice in questo viaggio. E in questo luogo, in questa arca nuova, in questa, mettiamo, una città, no? Ok, città nuova, che ne accadranno di tutti i colori. Pensate che, no, non vi posso dire altro, altrimenti vi faccio spoiler e non mi piace, però ovviamente lo immaginate da soli, che se continua la saga, pensate che, comunque, non posso dire quello che sto per dire, però se la saga continua, ecco, vedremo. Io sono molto molto curiosa, il romanzo, cosa dire, mi è piaciuto tantissimo, ragazzi, tantissimissimo. È uno dei fantasy più belli che io abbia mai letto, almeno per ora, perché ho intenzione di leggerne altri. E quindi, molto curiosa, ma questo è veramente, veramente il top, top. Ovviamente, quando finirò il secondo, vi parlerò anche del secondo, se mi è piaciuto di più, se mi è piaciuto di meno. Di solito i secondi mi deludono, i secondi capitoli, i seguiti. Ecco. Quindi sono molto curiosa. Le varie recensioni dicono che ho letto in giro, che ho visto in giro, sono molto entusiasti e, non lo so, dicono che addirittura sia molto più bello e che la protagonista sia ancora più caratterizzata e più resa protagonista addirittura nel secondo. Perché devo dire la verità, sì, in questo primo romanzo, in questo primo capitolo, la protagonista, è molto debole, ha un carattere debole, fragile. Però stavolta, ragazzi, ci troviamo davanti non la bella di turno, la bella, alta, sexy, finalmente troviamo davanti una ragazza normale, tralasciando i vari poteri, ma una ragazza normale, anzi bruttina, un po' goffa, con gli occhiali, quindi una che mi rappresenta. Quindi veramente carino. Se vi piace, veramente, leggete, prendetelo come faccio io molte volte. Se avete anche un ebook,
o anche Amazon permette di leggere l'anteprima del qualche vi permette di darvi un'idea del libro, leggetelo e poi mi saprete dire insomma quello che mi saprete dire se l'avete acquistato, perché io penso di sì, perché è uno stile fluido, non vi fa assolutamente abbandonare il libro, cioè non, anzi capitolo dopo capitolo è sempre più incalzante, vi tiene con il fiato sospeso, almeno a me, su di me ha dato questo effetto, per me è incalzante, veramente fatto veramente bene. Sia la protagonista che il protagonista, perché anche il fidanzato è un co-protagonista, mettiamola così, vengono molto caratterizzati. Mi piace tantissimo il suo stile, non lo so, mi piace la storia, mi piace l'ambientazione, i mondi, perché sono mondi veramente particolari. E c'è anche un po' di thriller, un po' di suspense, no, è un misto di tutto, e io vi straconsiglio veramente di prenderlo, di acquistarlo. Come già vi dissi nel mio vecchio video, a me non regala niente nessuno, io tutti i libri che ho me li compro con i miei soldi e spendo un botto, detto alla romana, un botto significa tantissimo, quindi, e niente, e, nulla, credo che questo video... Niente ragazzi, questo è un mini video, stavolta sì, l'ho fatto un po' breve, ma cioè cosa dobbiamo parlare di questa, cosa dobbiamo continuare a dire di questa meraviglia, fantastica, carinissima, poi il periodo è ad hoc, noi fidanzati dell'inverno, bello, mi è troppo piaciuto e mi manca, vi dico la verità, mi sta mancando, perché quando stamattina l'ho terminato sono rimasta così, quindi... Ecco, no, perché? Cioè, posso io, non dico domani, perché domani no, ma dopo domani, cioè non andare di liberi a acquistare il secondo, cioè no. Infatti adesso farò pausa, sto leggendo un altro libro che è un thriller, un thriller, che lo sto alternando ad, aprite le orecchie, ad un ebook in inglese. Sì, è un... ho voluto... quest'anno ho un obiettivo, riuscire a leggere un libro intero, per intero, in inglese. Quindi voglio leggere, tornare a leggere in inglese. L'ho fatto quando ero piccina, perché adesso non farlo più? E sono veramente molto molto arrugginita, ho notato. Faccio molta fatica. Piano piano cercherò di riprendere. Il mio obiettivo di quest'anno è appunto riprendere a leggere in inglese, quindi libri in lingua. Piano piano ci riuscirò. Tra l'altro mi sta aiutando anche una booktuber, diciamo una ragazza che ha la mia età, una mia coetanea, che fa anche lei video su YouTube. Ha pochissimi iscritti, secondo me se ne meriterebbe molti di più. Si chiama Teresa, ma il canale, ragazzi, non me lo ricordo, ve lo scrivo sicuramente qui sopra, perché è un canale un po' lunghetto. Io ho il suo profilo Instagram, che è altrettanto valido, perché è lì che l'ho contattata, parlando da una cosa b_book_a_lula. Ve lo scrivo ovviamente anche qui sotto, questo è il suo nick Instagram, è veramente fantastica, è bravissima, lei sì che sa recensire libri, legge di tutto, e per chi ama i libri come me, perché credo che tu che hai aperto il video sei amante dei libri, della lettura come me, e quindi vai a dare a sbirciare sul suo profilo Instagram, e vi giuro che metterò qui, comunque credo che sia b_book_a_lula, però con Teresa all'inizio, anche il suo canale YouTube, credo che sia Teresa B. Book Allula, bellissimo, un canale fantastico, lei, ripeto, è bravissima, non è come me, è molto più brava di me, ma molto molto più brava di me, legge tanto, ve la consiglio, ma non perché mi ha aiutato a me, mi sta aiutando, no, non è per quel motivo lì, perché mi piaceva già prima di contattarla, perché già da un po' che la seguo, quindi non c'entra assolutamente niente. Un bacio grande a tutti, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video con un like e giù nei commenti con un commentino se vi va.
alla prossima. Ah, dimenticavo, alla prossima lettura. Ciao.